seduto ingannando il tempo che passa, non passa l'amore anche se te ne vai. E di aspettarti ancora non mi stanco mai. Risuonano in testa felici rintocchi di giorni trascorsi in tua compagnia. E quel pensiero picchia forte e non va via. Tornerai un'altra volta, magari quando il cielo sarà un po' più blu. Canterò come una volta per quegli sguardi che mi regalavi tu. Buonasera Montorio, fate un applauso a questa meravigliosa piazza per festeggiare la promozione in eccellenza dei gialloneri. Oggi il paese si è colorato di rosa, ma è il tempo di cambiare colori perché ora è il momento di sostenere i gialloneri. Allora pregherei davvero i tanti tifosi di accentrarsi, di fare gruppo, perché dobbiamo dare la sensazione appunto di essere una squadra anche sotto questo punto di vista. E allora acceleriamo un po' la serata e direi il caso di aprire insomma questa bellissima manifestazione con i saluti istituzionali. Allora invito sul palco il sindaco di Montorio al Vomano Fabio Altidonante, l'assessore allo sport Mariella Calisti e il presidente del Montorio 88 Andrea Di Giuseppe Antonio e l'assessore regionale Umberto D'Annuntis. Venite sul palco, un grosso applauso e un applauso ovviamente anche a Mauro Pomponi, il DJ della serata che allieterà questa giornata, questa serata qui in piazza Orsini. C'è il sindaco Mariella? Vabbè, vieni tu intanto, dai, poi il sindaco verrà. Allora, ho detto buonasera, benvenuta Mariella, una giornata iniziata. Una giornata fantastica, bellissima. Temperatura meravigliosa, sì, dal rosa al giallo nero, lo possiamo perfetto, dire? Assolutamente sì, siamo profondamente orgogliosi di questa giornata in realtà. Siamoci qui vicino così non diamo fastidio. Iniziata con il Giro d'Italia e terminata con una festa che è tutta nostra in realtà, no? Sì, tutta nostra. È tutta nostra adesso, di cui siamo profondamente felici. Io sono qui per ringraziare la società, per ringraziare il presidente, per ringraziare i ragazzi, tutti i ragazzi, dalla prima squadra ai più piccolini che sono qui con noi. Fate e soprattutto un applauso ragazzi all'assessore. Un grazie va anche ai tanti tifosi che hanno seguito dall'inizio alla fine questo campionato, che è stato poi ricco di colpi di scena, che alla fine ci ha dato delle grandi emozioni. Eravamo insieme a Pizzoli. Vero, sì, sì. Sì. Possiamo dire tranquillamente temperatura invernale. Invernale, a differenza di oggi, insomma. Però ci siamo scaldati con cinque reti. Cinque reti, ma soprattutto sì, con la promozione, perché esatto, poi fa poca differenza, no? La somma sì, dei gol, l'importante certo, è raggiungere l'obiettivo. E aver festeggiato, e per cui insomma siamo davvero contenti. Io non vedo il presidente però, mancano i due pezzi forti, presidente sì, e sindaco. Arriveranno. Evidentemente qui Staranno studiando la prossima delibera per potenziare la squadra, lo posso dire. Vabbè, compito di un'amministrazione comunale essere presenti, fare un po' da forza motrice, da collante con le associazioni, con le società. Credo che insomma sia evidente che stiamo facendo tanto, che tante delle risorse che abbiamo impiegato in questi 3 anni sono state impiegate proprio per lo sport, per dare a tutti la possibilità di usufruire di quelle che sono degli ambienti diciamo riqualificati, dei campi riqualificati, delle nuove strutture, perché insomma è un elemento centrale poi del programma di questa amministrazione. Posso aggiungere ambienti sani soprattutto, perché sì, i ragazzi rischiano sempre di ritrovarsi in posizioni scomode, passami il termine, con i cellulari che la fanno da ambienti padrona, sani, però ogni tanto certo, bisogna lasciarli all'aria aperta. Siamo rimasti rinchiusi troppo tempo per un altro esatto, motivo, e adesso è giusto sfruttare gli spazi aperti che l'amministrazione sta mettendo a disposizione, quindi io direi che era è assolutamente giusto e corretto necessario ricordarlo. Ecco, esatto. Allora io ho visto, eccoli lì, guarda, presidente e sindaco che sono, non so perché, ai margini di questo palco, ma sindaco, dovete necessariamente salire. Facciamo un applauso al primo cittadino
di Montorio Albomano, Fabio Altidonante. E al numero uno della società giallonera, Andrea Di Giuseppe Antonio. Mariella. Passo il testimone al sindaco. Passiamo il testimone al sindaco. Presidente, buonasera. Veniamo al centro, sindaco. Delle immagini particolarissime. Esperto di palchi, grazie. Ho visto un Fabio Altidonante in pantaloncini corti che correva ad esultare quando avevi intenzione di attivare, non so, un portiere piuttosto che un difensore. Ci hai provato in tutti i ruoli e alla fine forse hai scelto il migliore. Buonasera a tutti, che bello vedere tutti questi bambini, questi ragazzi. Sono emozionato perché io non mi sarei mai aspettato di vedere immagini. Hai visto? Di quando a Marcord del 92. Dov'è Sirio? Ho visto Alessandro. Sirio adesso fa il... Sta gestendo il traffico. Esatto, adesso fa il responsabile della polizia locale. È una storia più che trentennale, quella del Montorio. È una squadra che ha creato generazioni. E forse l'88, quando è nato il Montorio 88, è stata anche la... Mi sentite? È stato anche il punto di rottura di una Montorio che non aveva il settore giovanile. Oggi loro sono fortunati. Noi quando eravamo più piccoli andavamo a giocare al campo di Tossicia. Chi se lo ricorda Tossicia? Ve lo ricordate? E poi è nata una grande realtà dove tante persone ci hanno investito tempo, ci hanno dedicato passione, ed è nata una società che in questi anni si è rafforzata. È una società che ha dimostrato, con anche tante vittorie e tanta permanenza in eccellenza, che si fa parte di una realtà importante come quella di Montorio. Io ringrazio Andrea, perché Andrea in questi anni da presidente, e mi sono confrontato con lui diverse volte, l'ha presa a cuore anche come in una sfida personale, perché si ricordava fin da piccolo dov'era il Montorio e cos'era il Montorio e cosa rappresentava Montorio per la provincia di Teramo. Ed allora la vittoria di questo campionato non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, perché vi assicuro che nel calcio di oggi Montorio merita molto, molto di più dell'eccellenza, e oggi è un punto di partenza per arrivare nel campionato che merita una città come Montorio, che è il campionato di Serie D. Perché voi direte: ma noi oggi, sindaco, stiamo festeggiando l'eccellenza. Sì, perché bisogna celebrare una vittoria difficile, sofferta. Vedo Arnaldo soprattutto negli ultimi tre anni, dove poi alla fine, questo come in tutti i paesi, è un paese dove si critica, quindi ognuno ci mette del suo, il sacrificio, dice però cavolo non va bene mai niente, invece loro ci hanno creduto fino alla fine. Ma è un punto di partenza, ed è un punto di partenza perché una delle missioni della nostra amministrazione, ma anche una mia visione di esperienza personale, è che il futuro delle comunità lo fai su alcuni pilastri. E uno dei pilastri fondamentali è quello dei giovani, dello sport, creare punti di aggregazione. E allora il nuovo campo Pigliacelli, che è una delle prime inaugurazioni che abbiamo fatto e che da lì è ripartito anche con un ritmo diverso. E vedete i lavori in corso del nuovo stadio Parrozzani, che sarà un fiore all'occhiello non solo della provincia di Teramo ma di tutto l'Abruzzo. Fra pochi mesi, quindi entro la fine dell'anno, inaugureremo lo stadio Parrozzani, e vi invito a vedere già il work in progress dei cantieri, perché sarà qualcosa di importante. E queste infrastrutture sportive, dove tra l'altro fra poche settimane partiranno i padel, i 5 campi da padel, 4 coperti e 1 scoperto, il palazzetto dello sport è da riqualificare, la piscina abbiamo investito nell'impiantistica, non sono investimenti a sé stanti ma sono investimenti per il futuro, per i nostri ragazzi, per diventare dei centri dove si possano fare sport, si possa fare amicizia. Perché vedete, tante amicizie che passano gli anni, ognuno ha i suoi percorsi di vita, ha le sue esperienze,
però alla fine ritornano le esperienze che si facevano nelle giovanili del Montorio, le esperienze che facevi nel calcio, le esperienze che facevi nell'oratorio. Ed allora oggi è un primo punto per guardare oltre, ripartire, dare le energie, perché Montorio deve tornare a essere un punto di riferimento all'interno di tutta la regione Abruzzo. Grazie veramente di cuore, ragazzi, tra poco inaugureremo pure i cappuccini, me l'avete chiesto qui salendo, 2 settimane inauguriamo i cappuccini, perché più spazi ci sono per voi e più futuro c'è per noi. Grazie. Grazie, grazie al sindaco Fabio Altidonante, che passa il testimone al presidente, e ti do subito l'input. Il sindaco ha ricordato l'88, nel 2028 gli anni saranno 40. Possiamo strappare la promessa che nel 2028 arriverà questa benedetta Serie D? Io ti devo stimolare e stuzzicare, poi ovviamente lui ti deve dare una mano, perché qualche cassetto in più, sindaco, lo dobbiamo aprire, va bene? Sicuramente abbiamo un sindaco vulcanico e molto ambizioso, però per cominciare vorrei augurare a tutti una buona serata e benvenuti di cuore a tutti, questa splendida famiglia giallonera. Dunque, questo per me è un anno che chiude un quinquennio, dove insieme ad altri soci, quindi il mio vicepresidente e tutti gli altri, adesso poi li elencheremo tutti con calma, sono stati anni difficili e veramente impegnativi. Io, la gente dirà, ma tu dici sempre del Covid, io vi dico che noi abbiamo sostenuto anche i 2 anni di Covid, quindi portare avanti tutta la, diciamo, la baracca è stata veramente complicata. Gli ultimi 3 anni ci ha visti sempre protagonisti, dove purtroppo il primo anno lì abbiamo perso lo spareggio, il secondo anno anche, quest'anno per fortuna siamo andati a Dama, come dice il mio amico Tonino, siamo andati a Dama. E ovvio che, come posso dire, sicuramente con l'aiuto di tutti, il traguardo molto ambizioso del sindaco, non dico che sicuramente è difficile da raggiungere, però ci si può provare. Il sindaco ha appena aggiunto si può fare, non dico sottovoce, però insomma si può fare. Sì, sì, sicuramente è impegnativo, perché... Allora, le strutture, presidente, ci sono, giusto sindaco? Sì, ci sono le strutture. In tanti dicono... ma noi non abbiamo le carte in regola per arrivare a certi traguardi, perché mancano le strutture. Adesso questa scusa tu non ce l'hai, voi non ce l'avete. Ecco. Sicuramente diciamo, le amministrazioni, l'ultima in particolare, ci hanno messo a disposizione degli impianti straordinari, non ci hanno fatto mancare nulla, anzi sono stati veramente straordinari in questi anni. E ripeto, noi ce la metteremo tutta. Io volevo dire al mio vicepresidente che Arnaldo, questa sera qui penso che la soglia di 250 abbonamenti li potremmo raggiungere. Cominciamo subito. Iniziamo a fare subito marketing, giusto. Perché Bisogna sostenere la squadra. Sostenere. Io provengo da un'esperienza che tu conosci bene, dove c'è un azionariato popolare. Esatto. È un meccanismo complicato. È un meccanismo complicato, è un meccanismo, insomma, dove bisogna anche fare parecchia attenzione, perché sono passi a livello burocratico complicati. Però l'idea potrebbe essere anche questa. Sì, sicuramente il progetto L'Aquila è veramente un progetto invidiabile da tutti, perché sono riusciti a fare una cosa di veramente impensabile, perché riescono a trovare fondi dalla piccola bottega fino al più grande imprenditore. Quindi certo, ci vuole pazienza, ci vuole tanto lavoro e collaborazione di tutti. Però, Presidente, però non deve essere necessariamente un esempio da seguire. Se uno può camminare con le proprie gambe, tra virgolette, è giusto camminare, anzi correre, diciamo, va, così vinciamo prima più che camminare. Certamente. Ti vede emozionatissimo. Sì, sì. E allora, volevo un attimo, volevo intanto ringraziare tutti i sostenitori, in primis gli abbonati e tutto il pubblico che ci segue al Pigliacelli. Una stilettata ve la do, però.
il pubblico delle ultime giornate sarebbe il caso che venisse dal primo giorno che si inizia fino alla fine. Questo ve lo dovevo dire, scusatemi, ma ve lo dovevo. Sei il presidente, te lo puoi permettere, quindi. Ringrazio i miei sponsor, dal più grande al più piccolo, che ci hanno dato veramente un contributo enorme per sostenere questo calcio, che spesso negli ultimi anni si cerca di farlo diventare sostenibile, però a volte diventa un po' difficile renderlo sostenibile. Quindi richiede veramente degli sforzi economici importanti. E niente, noi, la nostra società è una società aperta, nel senso che accogliamo sempre tutti e non chiudiamo la porta, esatto, a nessuno, quello, presidente, quello quindi... mai. È una società che ha ristrutturato un settore giovanile importante, che di conseguenza fa veramente un lavoro sociale straordinario per questa comunità, perché quest'anno siamo arrivati sopra a centinaia di ragazzi, li togliamo dalle strade, gli diamo un'educazione, una disciplina, quindi stiamo facendo veramente tanto, tanto, tanto. E anche loro ci ripagano con i loro successi di settore giovanile, con campionati che sempre di vertice. Quindi posso solo ringraziare lo staff che gestisce il settore giovanile. Abbiamo un settore femminile, che anche loro quest'anno hanno fatto uno splendido campionato e hanno raggiunto il traguardo dei playoff. Questo settore femminile è capitanato da un grandissimo Marco Di Sabatino, che è straordinario, straordinario. Poi salirà sul palco. Marco. Ecco, non solo, io lo ringrazio pubblicamente, perché di questa serata lui è il motore, è stato di questa serata, è una mente, cioè, è strepitoso per organizzare questi eventi. Ringrazio tutta la società che ha rifondato nel 1988 questo movimento, si sono susseguiti diversi presidenti, alcuni purtroppo non ci sono più, e in questi 36 anni di storia mi preme dire che i presidenti passano, passeranno, però la società deve rimanere. Questo è il messaggio più importante. I presidenti passano perché arriva la stanchezza, arrivano altre problematiche, però l'importante è che resista la società, questo è l'obiettivo primario ed è l'obiettivo che io mi ero posto 5 anni fa. Vi racconto una semplice battuta. Eravamo in gelateria, diciamo il consiglio direttivo, quando il grandissimo Antonio disse: vabbè, io sono stanco, ho bisogno di ricaricare le energie. E allora lui disse: faccio un passo avanti, chi vuole fare il presidente? Io mi ero distratto un attimo, tutti hanno fatto un passo indietro e sono rimasto davanti. E sei rimasto fregato. Sei rimasto col cono in mano. Però da parte mia posso dirvi che ho assunto questo onore e onere con senso istituzionale, veramente, perché questa è una comunità che merita, e soprattutto io con la mia famiglia Montorio ci ha dato tanto e abbiamo voluto ridare quello che abbiamo potuto a questa comunità. Bravo Andrea, questo è il messaggio più importante. Sì, con l'occasione vorrei ringraziare la mia famiglia che mi supporta anche in questa avventura. Povera Chiara, dov'è? Sì, c'è mia. Eccola, ah no, non Chiara, lei. Chiara la moglie. Niente, poi chiudo, vi faccio fare una risata. Alcuni anni fa mio figlio Franco, eravamo appena retrocessi, era lui ancora piccolino, e scrisse una lettera. La sintesi di questa lettera era: caro papà, non ti preoccupare, che pure se tu non ci fossi più, il Montorio in eccellenza ce lo riporto io. Bella, grazie. Figlio, non è servito che io passassi a miglior vita. No, va bene così, abbiamo raggiunto il doppio obiettivo, insomma. Questo sì. Questo,
Che poi Franco lo rivedremo, credo, sì. Insomma, sì, col passare degli anni con per questo, indossare la maglia più importante. Vi ringrazio della presenza e vi auguro una splendida serata. Do la parola a questo splendido ragazzo, uno dei grandi tifosi montoriesi, sì, e anche dirigente. Hai visto della quando società? Avevo i capelli come scorrazzavo, sì, sulle tribune, poi adesso sono passati gli anni, sindaco. Va bene. Però insomma siamo sempre, ti siamo cedo, sempre ti cedo qui. Il testimone. Grazie, grazie Andrea, grazie, grazie Fabio, grazie sindaco, grazie Mariella. Allora, il sindaco ha accennato all'88, Andrea ha accennato ai tanti presidenti. Avete visto con le immagini di Luciano Di Luigi e con il servizio, la voce di Enzo De Dominicis, dei momenti che hanno segnato la storia calcistica di questo paese. E in quelle immagini abbiamo visto e avete visto tanti volti, tante giocate di persone che purtroppo adesso non ci sono più, ma che continuano a tifare da curva paradiso, come dico io, questa società che è il Montorio 88. Quindi un applauso da parte di tutta la piazza a quei calciatori, a quei tifosi anche purtroppo che hanno seguito sempre il Montorio, non l'hanno lasciato mai e spesso e volentieri, come diceva Andrea, hanno faticato tantissimo, si sono anche stressati per portare avanti questo straordinario progetto a tinte giallo-nere. Io non so se Mauro mi può mettere un po' di musica accattivante, perché ora è il momento dei più giovani. Andrea e il sindaco, sai, hanno qualche capello bianco in più, ma quelli che stanno per salire possono davvero ballare insieme a me. Appoggio anche il microfono qui sopra, perché è il momento di presentare il progetto della scuola calcio e del settore giovanile con i due responsabili che sono presenti qui in piazza. Parlo di Enza Di Michelangelo, responsabile dirigente, un applauso a Enza, e di Fabrizio Catelli, responsabile della scuola calcio. Venite qui ragazzi, ho detto pompiamo un po' con la musica perché i giovani devono cominciare a ballare, però poi siete saliti voi e allora dobbiamo riabbassare i toni. Che facciamo, Enza? Non so se questo microfono funziona. Anzi, un applauso anche ai ragazzi della Paese Elettronica che sono qui ad assisterci da questa mattina alle 6, perché insomma le bici hanno cominciato a pedalare oggi. C'è stato un bel movimento. Oggi un bel movimento. Mettiamoci qui davanti, Fabrizio, vi lascio la parola perché questo è un progetto importante e ci vogliono le persone giuste per raccontarlo, è vero Enza? Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto ci tengo a dire che io vengo, non sono io il responsabile del settore giovanile, ma è Carlo Dicenta che stasera non è potuto stare qui, ma allora lo salutiamo, vi chiedo di fare un applauso fortissimo a Carlo, perché lo sanno, lo sappiamo tutti che lui è davvero il motore e il cuore di questo settore giovanile e scuola calcio, e sta insomma da tanti anni dietro queste attività e davvero ci mette l'anima, e questo Fabrizio lo può, Carlo, testimoniare. È un personaggio importantissimo, diciamo è la persona che fa da traino a tutto il movimento del settore giovanile, quindi lo dobbiamo ringraziare veramente. Allora, è il momento ovviamente di conoscere, no? Non solo i responsabili ma anche i tanti ragazzi. Ovviamente per una questione di spazio gestiremo, diciamo così, solamente la parte legata agli istruttori. Li vogliamo far salire sul palco e poi casomai qui sotto al palco facciamo una foto di gruppo con gli istruttori, voi responsabili e gli stessi allievi, Fabrizio. Per quanto riguarda gli istruttori non ci sono tutti stasera perché molti erano impegnati, sì. Però per facciamo quelli che ci saranno, quelli va che bene. Ci sono, insomma. Allora prego gli istruttori della scuola calcio del settore giovanile di salire qui sul palco per poi insomma ecco immortalare con una foto questo bellissimo momento. Io Lorenzo volevo approfittare di questo momento, sì, perché ci tengo a ringraziare tutte le famiglie, perché veramente senza di loro noi non potremmo fare tantissimo. È complicato. Però le famiglie ormai ci sostengono, ci sopportano, ma senza di loro veramente avremmo tante difficoltà, e quindi penso che un applauso devono farselo loro per loro, perché sono veramente, sì, un grande sostegno. Ma sai che le famiglie ogni tanto contano sul vostro appoggio, perché poi la vita è cambiata, no? Si corre di più e lasciare i propri figli in sicurezza, fatemelo dire, è un punto di forza di chi all'interno di una società sportiva in generale garantisce questi spazi, quindi
Sicuramente è anche un impegno enorme. Ecco. Sicuramente questo progetto è per le famiglie e soprattutto per i bambini, per farli crescere in un ambiente sano dove possano divertirsi, dove possano imparare la convivenza con gli altri ragazzi, sì. E perché no poi anche imparare a giocare a calcio, perché poi noi siamo lì per quello. E quindi alla fine la cosa più importante è questa, diciamo. Assolutamente sì. Allora, i ragazzi, se sono pronti, li vogliamo mettere qui sotto al palco? Certo. Così le mamme, i papà, insomma, i fratelli, le sorelline possono scattare. Ragazzi, la foto. Venite, ragazzi, tutti, venite qui, sotto. Venite qui, altrimenti quanti? Poi non verrete convocati, Mettetevi, schieratevi come una squadra, ragazzi. Selfie di rito. Luigi, e qui ci vuole la musica che sale. Mauro. Guardate il pubblico però, ragazzi, guardate il pubblico, così vi scattano le foto. È un applauso ai ragazzi della scuola calcio e del settore giovanile. Grazie. Bravi. Agli istruttori sempre presenti. Sergio, fate un passo avanti tutti, dai, prendetevi il giusto applauso. Bravissimi. Responsabilità enormi, ma risultati che arrivano sempre. Allora, questa è la scuola calcio, mi dice Enza, e il settore giovanile si sta preparando perché tra poco, insomma, toccherà a loro. Io devo accelerare perché Marco Di Sabatino mi ha dato i tempi, no, della scaletta. Il presidente giustamente si è preso il suo tempo, va bene così, però siccome vedo che quei panini pian pianino si vanno raffreddando, allora andiamo un po' di corsa, vero Mauro? Ecco, insomma, un applauso a loro. Mi riprendo il microfono, Enza, grazie Fabrizio. E in bocca al lupo, grazie davvero. E allora corriamo con la presentazione del prossimo gruppo, settore giovanile. Io invito sul palco l'allenatore dei giovanissimi provinciali under 15 Albino Valeri, gli allievi provinciali under 17 Fabrizio Catelli, che invito sul palco nuovamente, e Ulisse Di Pietro per la juniores regionali under 19. Vieni Albino. Prendo il microfono, lo prendi tu, vabbè, dai, uguale. Fabrizio, torna Fabrizio, rimane, o rinvieni Fabrizio, dai, facciamo una chiacchierata, venite qui davanti. C'è Ulisse. Però mister, mi salite sul palco troppo blandi. Dovete un attimo più pimpanti, altrimenti prendono l'esempio e cresce la pancetta anche a loro. Come state innanzitutto? Tutto bene, grazie. Mm. Tutto bene. Vabbè, Fabrizio, l'abbiamo ascoltato, progetto importante anche questo, risultati notevoli, però c'è sempre voglia di crescere. Cosa possiamo dire a questa piazza, Albino? Allora, vabbè, noi facciamo seguito a quello che è stato il percorso della prima squadra. Tutto il settore giovanile ha raggiunto degli obiettivi, secondo noi, importantissimi. La scuola calcio cresce con dei numeri importanti, quindi noi siamo contenti, c'è un seguito importantissimo. Alle partite del Piacelli spesso è pieno, anche alle partite nostre, quindi significa che stiamo lavorando bene. Vabbè, un ringraziamento a tutti, in particolare a Dicenta, che è Carlo, che oggi non c'è, che è il nostro responsabile. E niente, bella annata. E allora Ulisse, prima di far salire i ragazzi, possiamo cominciare a fare qualche promessa, perché la tua categoria, insomma, è quella che, non dico va a braccetto con la prima squadra, però spesso e volentieri, soprattutto in eccellenza, tanti allenatori attingono proprio dal settore under 19, diciamo. Allora, così, dalla juniores. Promesse poche, però abbiamo lavorato bene e mi fa piacere vedere tanti volti della juniores già nel giro della prima squadra. Mi fa molto piacere quando poi esordiscono e si ritagliano il loro spazio. Questo è l'obiettivo che deve essere del campionato juniores. Già fare un campionato regionale è una cosa importante. Si alza il livello. Esatto, e io ho da ringraziare i miei ragazzi perché quest'anno sono stati favolosi. Benissimo, Fabrizio, vuoi aggiungere qualcosa rispetto al discorso già fatto? Ma aggiungere, direi, come ha detto Albino e anche Ulisse, si stanno facendo passi in avanti. Adesso Albino si dovrà giocare la finale per accedere anche lui al campionato regionale, e quindi gli allievi dovranno giocare una semifinale di Coppa, per cui diciamo che
stiamo facendo bene. C'è ancora da migliorare, ma d'altra parte, se si vogliono raggiungere obiettivi importanti, bisogna sempre aggiornarsi, migliorarsi, bisogna sempre avere voglia di fare. Assolutamente sì. Allora, io non so numericamente quanti ragazzi ci sono qui in piazza, li vogliamo far salire tutti, così vi abbracciano per la classica foto di rito. Settore giovanile, venite. Sia gli under 15, gli under 17 e ovviamente la juniores under 19 regionale. Quindi venite sul palco, ragazzi, io mi sposto perché è giusto lasciarvi spazio. Siete pronti con le foto? Maria Carannante, me la fate ringraziare alle telecamere. Insomma, stiamo immortalando questa serata. Qualcuno si può anche inginocchiare, eh? Mettetevi, insomma, centratevi per bene così. Facciamo l'applauso, dai, grande a questi ragazzi e agli allenatori. Mauro, alzami il volume, dai, facci ballare un attimo che poi rimettiamo benzina nello stomaco grazie alle porchette offerte dalle ditte Montoriesi e non solo. Alza, alza, Mauro, alza, dai, 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 dai. Ragazzi, dovete ballare. Ballate, ragazzi, dai. Grazie agli allenatori e in bocca al lupo per il prossimo anno. Vabbè, i microfoni li prendo io, dai, facciamo così, grazie, li metto a posto. Lorenzo. Grazie a te, mister, grazie davvero cuore. Ciao, Liz, grazie di cuore. Allora, facciamo scendere i ragazzi dal palco. Serata che ovviamente continua ora una pagina bellissima, perché il Montori 88 ci ha messo tanto impegno per questo progetto, l'ha accennato il presidente Andrea Di Giuseppe Antonio, è il progetto che riguarda la squadra femminile di calcio a 5. E allora io inviterei sul palco l'allenatore Romolo Di Giovanni, il team manager Marco Di Sabatino, poi qui io sulla scaletta ho una dicitura che non mi fa impazzire, una ragazza scelta. Se permetti, le ragazze io le voglio tutte sul palco. Venite, ragazzi. Perché una scelta a me non piace, tanto il sindaco Mauro ci ha garantito la massima sicurezza col palco e noi le accogliamo qui. Fate l'applauso grande a loro, le ragazze del Montori 88. Okay. Bella questa, è 1991, 92, bella. Avevo i capelli. Prego, mister. Eccole, eccole le ragazze, prendetevi prima l'applauso. Davanti. E si vergognano, eh? Qua, qui davanti, qui. Dai. Facciamo pure l'inchino? Facciamo l'inchino. Grazie DJ, grazie, grazie DJ. Vabbè, lo possiamo dire, dai, tanto ci conosciamo da una vita. Marco mi ha detto, dobbiamo essere brevi perché la gente c'ha fame. E tra la gente, secondo me, ci sei anche tu. Devo certamente dire che ci sono anch'io, però siamo in ci due. Sta. Hai fatto chilometri da diversi giorni. Allora, chi me lo presenta il progetto? Il mister credo sia più capace sotto l'aspetto tecnico. Sì, bravo. Ecco, sotto l'aspetto organizzativo ti ho visto, insomma, in questi mesi, in questi anni, macinare chilometri, però i risultati eccoli qui davanti agli occhi di tutti. Sì, devo ringraziare innanzitutto tutta questa bella gente perché è davvero bellissimo vedere la piazza con i colori giallo-neri, soprattutto per noi che è un progetto del calcio femminile, per me è partito nel 2014.
Dopo ha avuto diversi cambiamenti, da qualche anno siamo tutti sotto il tetto del Montorio 88, la squadra del nostro paese, e per questo dobbiamo essere tutti molto felici. Poi abbiamo una squadra fantastica, fatta di ragazze uniche, che ogni anno abbiamo raggiunto sempre ottimi risultati. Quest'anno abbiamo partecipato ai playoff. Ne mancano diverse purtroppo. Mi hai detto non fanno il passo in avanti, ma tutto sono tranne che timide. Assolutamente. E allora ce le descrivi, non calcisticamente, una ad una? No, vabbè, dai, ci mettiamo troppo, dai. Ci mettiamo troppo. Sarebbe, ci sarebbe troppo da dire. Troppo da ognuno. Dire, allora, si raffredderebbe la porchetta. Sì, 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 dai. Io approfitterei per lasciare magari la parola a una battuta. Ecco, allora ce lo presenta il mister. Le ragazze, come ha detto Marco, è inutile che facciamo il commento su una singola ragazza, diciamo che, come ha detto lui, il gruppo è fantastico. Io sono arrivato, diciamo, al campionato in corso e ho trovato veramente un ottimo gruppo, quindi sono tutte brave sia calcisticamente che nella vita. Quindi ti faccio, ecco, la domanda, ma lui mi ha anticipato da buon difensore, poi se è bravo anche ad attaccare non lo so. Il terzo tempo è clamoroso, che vuol dire? Allora, il terzo tempo è una parte essenziale del calcio dilettantistico, quello vero. Ma anche, anche tra i professionisti, Non lo so perché, però nel campo dilettantistico, diciamo che il terzo tempo va meritato. Cioè, quindi quando c'è stata una prestazione degna, è giusto che il terzo tempo sia all'altezza. Benissimo, e cosa combinano? Perché tu mi giri attorno, ma non lo dici mai, ecco. È il giusto. Vabbè, perfetto. Nei volti di Maria e delle tante altre capisco dove si vuole arrivare. Non so, la promessa futura quale potrebbe essere? Non so se chiederlo a te, mister, o a Marco. Più a Marco? Sì. Vai, Marco. Vabbè, questa sera festeggiamo, poi da lunedì iniziamo a lavorare. A progettare. Sì, dai. Ci sediamo col presidente, che è sempre disponibile, vediamo un po' per la prossima stagione. Benissimo, allora grazie al team manager Marco Di Sabatino, grazie a Romolo Di Giovanni l'allenatore, grazie alle ragazze, complimenti e portate avanti questo nome, soprattutto il simbolo che avete sul petto. Sì, beh, certo, fate la foto, scusatemi, fate la foto, mettiamo i maschietti sotto e le ragazze sopra. Ah, tu non ti puoi piegare, va bene, perfetto, va bene in piedi. Facciamo un applauso? Grazie a voi. E allora c'è un ulteriore spazio a Marcord, nel frattempo la folla si dirige verso la biglietteria, chiamiamola così, ma che poi biglietteria non è, ma corriamo perché è il momento del Montorio Story, volti noti del calcio montoriese, presidente del passato, salgono insieme sul palco per un saluto. Io non so chi è presente, sicuramente c'è Antonio Marini, che io invito sul palco, e soprattutto Arnaldo Magno vorrei sul palco, perché tu sei l'anello di congiunzione tra la vecchia gestione e la nuova, quindi io vorrei sul palco Antonio Marini, che ho visto, è inutile che si copra i capelli Tonino, ma l'ho visto, eccolo qua, è Arnaldo Magno che fa strada al presidente. Io chiederei l'applauso enorme di tutta Montorio per chi da tantissimi anni ha raccolto il testimone, lo ha passato nuovamente, lo ha ripreso, insomma, percorsi complicati. Eccolo qui, Tonino. Ok, è da accendere il microfono. Perfetto, Tonino, basta tirare su qui. Eccolo qui, accendiamo il microfono, questo è per Arnaldo. Vieni. Stavo per dire venite ragazzi, però poi mi sono bloccato. Allora, posso dire che vi siete commossi qualche settimana fa? Sicuramente sì. Assolutamente. Era un peso troppo, troppo grande per continuare in quella categoria. Non la voglio nemmeno nominare, mettiamoci nel cuore del palco così vi vedono tutti. Vi lascio il microfono aperto, raccontateci voi quello che avete passato in questi anni. Facciamo partire Tonino. Parte Tonino. Noi abbiamo passato degli anni bellissimi. Avvicina il microfono un po', Antonio, altrimenti... Abbiamo passato degli anni bellissimi. Poi
qualcosa si è rotto e quindi siamo retrocessi. E io quando ho deciso di farmi da parte pensavo che questa società potesse riportare le cose a posto e non mi sbagliavo, per cui io li ringrazio tutta la società, ma tutta la società del Montorio, e ringrazio in modo particolare lo staff tecnico e i giocatori della prima squadra che finalmente dopo 6 lunghi anni di pellegrinaggio verso campi che erano a noi sconosciuti, finalmente siamo tornati in quella che è la nostra casa naturale. Quante volte il sabato mattina o la domenica mattina ci sentivamo, presidente, oggi dove si gioca? E tu mi nominavi un paesino sperduto, no? Il primo che mi viene in mente, non lo voglio dire per correttezza, e tu mi dicevi, ma ti rendi conto dove andiamo a giocare quest'anno? E ogni volta è quello, mentalmente è quello, Arnaldo, che fa male, forse ritarda una ripartenza che dovrebbe essere invece naturale. Ma come diceva Tonino, penso che un ciclo calcistico, quando 6 anni fa siamo retrocessi, c'era qualcosa che ormai andava, ovviamente avevamo tirato gli ultimi anni con delle salvezze un po' tirate, ci siamo praticamente di nuovo rinnovati. Non è facile vincere i campionati, come sempre accade. Gli ultimi 2 anni abbiamo fatto 2 playoff, mi ricordo quello con l'Ortona, sì. Purtroppo perso in malo modo, e quest'anno l'abbiamo vinto forse nel momento in cui onestamente... Posso provocarti? Sì, sì. Con l'Ortona l'hanno vinto loro, quello spareggio l'abbiamo perso noi. Assolutamente l'abbiamo perso noi. Ecco, a posto. Bastava un pizzico di attenzione in più, avevamo 2 risultati su 3 con un uomo in più, quindi dispiace perché abbiamo perso 2 anni che abbiamo dovuto rincorrere, e quindi assolutamente con grossi sacrifici, quindi io mi auguro veramente che, torno a ripetere, fare un grosso grazie a tanti sponsor che sono anche qui presenti, sì. Perché la nostra forza è la loro, e speriamo che l'anno prossimo e gli altri anni a venire ci possano dare veramente un buon sostegno. Anche Montorio ha delle realtà molto importanti e questo per noi è altrettanto importante, quindi come diceva Andrea la società è aperta, quindi cerchiamo un attimino di organizzarci al meglio. Presto. La prima che mi viene in mente, una partita che il presidente Marini vorrebbe rigiocare immediatamente, cioè domattina, nell'arco di tutta la sua presidenza. Quante ce ne sono? Tante. Però una? Cupello. Ah, eccola qua. Vabbè, giustamente. Per non perdere quella storicità straordinaria, la vogliamo ricordare? Quanti anni sono consecutivi di eccellenza? 21. 21 anni di eccellenza consecutivi. Di cui circa 20 io ho fatto il presidente. 20 anni tu sei stato il presidente. Allora adesso, senza far battibeccare i giocatori, il giocatore più forte che ha portato Tonino Marini a Montorio qual è stato? Tanto non si offende nessuno. Questa è complicata perché ce ne sono stati parecchi. Ce ne sono passati tanti. Mm, però uno... Tanti bravissimi, ma anche tanti proprio... Non capaci. No. Il più bravo? No, più che bravo, quello che un po' ti ha segnato anche umanamente, perché poi tecnicamente, tatticamente uno è bravo, però casomai sfascia lo spogliatoio, piuttosto non lascia bei ricordi, è capocannoniere ma non so. Massimiliano Palombizio. Massimiliano Palombizio, allora un applauso a Massimiliano Palombizio. E quello di Arnaldo? Ma se ci pensa è positivo, vuol dire che ne avete presi parecchi. Anche perché ha fatto una bellissima carriera Sansone. Gianluca Sansone. Che Sansone è andato in Serie A, quindi comunque per noi è stato anche un lustro aver avuto dei ragazzi, lo stesso Rinaldi, quindi ci sono state alcuni ragazzi che poi sono riusciti anche ad andare nel professionismo. Vabbè, poi attenzione, ecco. I montoriesi partono in io spero, in prima spero fila, ecco. Veramente vivamente a seguito del lavoro che il settore giovanile sta facendo, poter tornare all'epoca quando in campo avevamo i Sirio Di Gesualdo, i Valeri, gli Albi, Roberto Marini, Bruno Di Luigi, scusate se mi dimentico,
avevamo 6-7 Alessandro Di Donato Antonio, Salvatore Marinaro, io adesso vado un po' a memoria, i fratelli Gianni Di Centa, di Giuseppe Antonio Tiziano. Vabbè, Gianni ha provato a giocare il nostro ex sindaco, poi ci è riuscito meno rispetto a Carlo, però molto arrabbiato, vedi, sta con la porchetta in mano, quindi era più complicato. Però insomma ce ne sono stati tantissimi, troppi, però in 21 anni è giusto così, si è partiti nell'88. Prima di lasciarvi io ho ricordato quelle figure storiche che purtroppo non ci sono più e che seguono però la nostra squadra dall'alto, da Curva Paradiso. Beh, mi piace definire così la situazione. In primis, ecco. Dico in primis per età, William Martegiani, sì. Pucci, Luigi Catini. Michele Di Francesco, sì. Berardo Panzone, Di Gianberardino Gianni. E ti scappa qualche lacrima, fammelo dire. Gianluca Pigliasoli. Perché il tempo che è passato per loro sta passando anche per noi. Gian Piero Pigliacelli. Sì. Un applauso insomma a queste persone che davvero hanno fatto la storia del Montorio 88. Dall'esterno quanto rompi le scatole a chi attualmente dirige la società, ma non per disturbarli ma per stimolarli? Zero. Non ci metti mai in bocca? No. Non sei il Berlusconi di turno che scende dalla formazione o indica? Assolutamente. Vabbè, perfetto. Sono bravi di loro. Sono bravi, però qualche critica è sempre, insomma. Assolutamente. Per adesso... Tra di noi ci scambiamo le idee e tutto, però alla fine rimane che siamo uniti, siamo un gruppo coeso. Poi è ovvio che ciascuno di noi vede, però alla fine... È giusto abbiamo... anche così. L'ultima davvero, non per far sognare ma per diciamo stare giustamente con i piedi per terra, vista la vostra esperienza, è complicato davvero, come diceva il sindaco, come diceva Andrea Di Giuseppe Antonio, mettere le cose in chiaro sin da subito, cioè sognare qualcosa di più importante, oppure il passo è ancora insomma da gestire in un certo modo? Sicuramente, non solo a livello economico, Arnaldo. Sicuramente per andare oltre c'è bisogno di una struttura, un'organizzazione diversa, valida, efficiente. È ovvio che alla fine di tutto ciò c'è sempre il discorso finanziario, perché alla fine ci possono essere le persone, le capacità, ma poi alla fine si deve fare anche, bisogna raffrontarsi. Far quadrare i conti. Bisogna far quadrare i conti. Innanzitutto ci serve un po' di tempo di assestamento, cercare di ampliare la società, cercare di costruirla e renderla strutturalmente valida e efficiente. Dopodiché se ci saranno delle opportunità, ci saranno eventuali sponsor importanti. Qualche benefattore in più ci vorrebbe. Beh, ci vuole un buon benefattore. Io penso che il primo obiettivo deve essere quello di mantenere la categoria. Vabbè, come primo anno si mantiene la categoria, posso dire una cosa rispetto a qualche anno fa, poi spero di non dire fesserie, però credo che il livello un attimino si sia abbassato, che nessuno si offenda, però forse con un piccolo passo in avanti l'impegno risulterà meno arduo, sì, no? Ma tocchiamo tutto il ferro possibile e immaginabile, ma però l'abbassamento è generalizzato, come se sono abbassati gli altri, ci siamo abbassati pure noi. Ho capito. Quindi ci dobbiamo sistemare allora. Io ripeto, manteniamo la categoria. Manteniamo la categoria per il prossimo anno e poi per il futuro del 2028, casomai al quarantennale, tanto ci ritroveremo qui sopra. O da un'altra parte, ma ci ritroveremo sicuramente, insomma. Tocchiamo ferro anche in questo caso. Sì. Tocchiamo ferro sempre. Grazie a Tonino, ciao, Marini, Arnaldo Magno, che portano avanti, come ha detto il presidente Di Giuseppe Antonio, la baracca ed è davvero complicato. E allora è arrivato il momento più importante, qui ci vuole la musica di Mauro Pomponi, perché tiri fuori certe chicche, vedo dirigenti Arancio, Renzo Landi, che quando escono fuori questi pezzi e quando avevano anche loro i capelli, adesso stanno messi quasi come il sottoscritto, quindi è passato tanto tempo anche lì. Ecco, nel 92, quando il Montorio si creò, la gioventù giallonera, tanti episodi, tante belle giornate, uscivano, no, questi pezzi che noi ballavamo ovunque, nei locali, nelle feste dei 18 anni, erano un'epoca diversa, molto bella però, molto bella. E allora è il momento dell'ingresso,
della prima squadra con tutto lo staff tecnico e dirigenziale, con i seguenti interventi. La premiazione ovviamente da parte di questa amministrazione comunale del comune di Montorio Albumano. Invito il sindaco Fabio Altidonante, il vicepresidente Arnaldo Magno, Arnaldo torna nuovamente, il direttore sportivo Gianluigi Piernera e ovviamente l'amministrazione, che consegnerà un premio allo staff dirigenziale. Poi altre due persone dovranno attendere qualche minuto prima di salire sul palco, ma ci siamo già organizzati, quindi venite su ragazzi, non siete stanchi, vero, dopo il campionato vinto? Vi aspetto sul palco, venite. Mario, vieni. Capitano, c'è il capitano Walter? Dai, dai, dai Walter, dai, 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 dai. È cambiato il DJ, a proposito di tempo che passa, a proposito di ere che scivolano via, DJ Bass, fate un applauso anche a lui, che poi ci farà divertire ovviamente. E questo chi è? Il piccolo erede che cresce. Vieni capitano. Dai ragazzi, fate l'applauso enorme adesso, dai, 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 dai. Qui ci vorrebbe il fumogeno, eh? Qui ci vorrebbe il fumogeno, eccolo qui. Venite, venite tutti, tutti sopra. Stellina, Stellina, vieni Stellina, vieni. Piernera dov'è? Piernera. Allora, Gianluca, mi hanno detto che in queste settimane si sono divertiti tantissimo, anche sforando determinati orari. Ma facciamo vedere a questa piazza cosa combinate quando non vi allenate. Cioè, quando arriva il momento del divertimento. Tanto non vi fate adesso le persone serie, perché non lo siete. Ecco, perché i social poi fanno esatto, vanno a smentire un po' tutto, come diceva il capitano. Allora alzami qualche secondo la musica, li facciamo ballare e poi ci facciamo una chiacchierata con loro, Gianluca. Vai. E qui ci vuole il coraggio, eh. Vai, vai Gianluca, alza, alza. Eccolo qua, eccolo qua, che è partito Mario. Allora Gianluigi, vieni, vieni, vieni Gianluigi, vieni Mariano, vieni, vieni Mariano. Poi a fine presentazione una piccola intervista con altri protagonisti. Vieni Gianluigi, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Ti lascio il microfono, andiamo a centropalco. C'è anche Stellina, un applauso anche a Stellina, fatti vedere perché... Eccolo qua. Mariano Marini, dov'è Mariano? Eccolo qui, eccolo qui. I fuochi d'artificio della gioventù giallonera. Microfono. Ah, eccolo qui. Benissimo. Grazie Bass. Lo sai che direttore che all'epoca DJ Bass veniva in curva con noi, raggiungeva Favale, Controguerra, l'altra adesso no, Castiglione, Castilenti, insomma delle passeggiate enormi mentre tu stavi in mezzo al campo. Prima che dovevate fare casino non l'avete fatto, adesso che eccolo qua. Tornerai un'altra volta. Magari quando il cielo sarà un po' più blu, canterò come una volta,
per quegli sguardi che mi regalavi tu. E ancora, e ancora, quando mi guardavi tu. E ancora, e ancora. Vabbè, dietro questo è il coro partito da... da quelli che indossano la tuta, io e te portiamo la giacca, cerchiamo di mantenere una sorta di equilibrio. Allora, Mariano Marini perché non è salito? Ah, ecco, vieni qui. Sei l'unico con i colori giusti, lo possiamo dire. Perché l'invito era quello di indossare un qualcosa di giallo e di nero, io non ho potuto colorare i capelli, ho detto fatemi una maglietta con l'ape, però tu sei in difetto. Quindi ti toccherà operare sul mercato in modo certosino, lo possiamo dire. Quest'anno è andata bene, Gianluigi. Guardando il gruppo è andata benissimo. Forse abbiamo spento il microfono. Tira su il pulsantino. Prova. Ecco, perfetto. Adesso va. Guardando il gruppo, ci siamo impegnati, scalmanati un po'. È giusto. Però era la giusta squadra per andare in quei gironi infernali della Marsica e tornare vittoriosi, ecco. Lui spesso in panchina, anzi spesso, sempre Mariano in panchina. Ecco qui che riparte lo sparo. Ma il presidente dov'è? Ecco il sine. Presidente, devi salire perché ovviamente... Ah, devo dire che con... le spese sostenute per i fuochi d'artificio forse veniva fuori un bel terzino, un centravanti importante, che tra quelle post no, vittoria e quelle di stasera, presidente, eccoli qua i supporters, eccoli, sì. Un applauso va anche ai tifosi perché danno manforte su ogni campo, in ogni trasferta, fondamentali. Allora, dicevo con te, prima di passare ovviamente la parola al sindaco che ha pronto un pensiero per la società, Tonino e Arnaldo non si sono sbilanciati più di tanto, a te chiedo l'obiettivo del prossimo anno. Ok, il primo step è la salvezza, poi però? Cercheremo come sempre di allestire una squadra che onora il paese, che portiamo ogni domenica in giro per tutto l'Abruzzo. Come si dice, chi vince ad agosto poi perde a maggio. Noi l'anno scorso siamo partiti essendo una squadra importante ma senza grandi proclami, poi alla fine a maggio siamo arrivati noi. L'anno prossimo ci aspetta un campionato difficile, ma sicuramente abbiamo tutte le capacità e tutto il supporto per poter fare bene. Poi vedremo che succede. Ti chiedo, questo purtroppo è un mio piccolo vizio, la retrocessione di quell'anno, di quella stagione, cosa ti ha insegnato e cosa vi ha insegnato? Perché evidentemente se una squadra cambia campionato ma in difetto c'è qualcosa che non è andato, non solo sotto l'aspetto tecnico ma credo anche sotto l'aspetto organizzativo, no? E dirigenziale. Sicuramente, ne abbiamo fatto tesoro, ci siamo riorganizzati ma soprattutto abbiamo rifondato un settore giovanile da quelle macerie. Oggi sono 3 anni che è partito il settore giovanile, stiamo sfiorando 2 squadre ai campionati regionali, abbiamo riconquistato l'eccellenza. Dobbiamo continuare a strutturarci perché il cammino è lungo e quello che dobbiamo lasciare è dove ripartire, non è un punto di arrivo. E quindi più ci strutturiamo e più lasciamo qualcosa dopo. Prima di passare la parola al sindaco, ci sono tanti dirigenti che non sono saliti sul palco ma che naturalmente sono in piazza, che spesso e volentieri non ci mettono la faccia, però poi ci mettono quella cosa che fa la differenza, non solo l'impegno, parlo anche di altro. Sì, noi siamo un gruppo dirigente che appare poco, sinceramente sono un po' il deputato a metterci la faccia, ma ce la metto volentieri perché dietro c'è un gruppo sano, forte, coeso e che rema tutta la stessa parte. Benissimo, allora un applauso a Gianluigi Pierniera, direttore sportivo, a Mariano Marini, che davvero da quanti anni è che indossi la maglia, prima da calciatore e poi da dirigente? Dai Pulcini. Sì, dai Pulcini. Questo è stato forse l'anno più bello di tutti, perché
sembrava veramente non riuscissimo mai a vincere questo campionato, nonostante ci eravamo andati molto vicini. Quest'anno io avrei scommesso che avremmo dovuto fare lo spareggio, invece poi fortunatamente l'ultima giornata siamo riusciti a vincere, è stato veramente molto bello. Ma il calcio regala sorprese, spesso e volentieri brutte, ma poi quando è l'anno giusto arrivano i sorrisi. Sindaco, però ti devo un attimino stoppare, mi devi scusare perché io ho dimenticato, tra virgolette dimenticato, di far salire l'artefice, chi ha scritto la pagina bella del Montorio 88, e quando si parla di scrivere chi, insomma, meglio di Edmondo De Amicis, che è un nome importante sotto questo punto di vista. Eccolo il mister. Buonasera. Allora, l'anno prossimo trovi il tuo spoltore. Come vedete, mi vogliono bene. Ti vogliono bene, ti hanno fatto perdere un sacco di capelli. Sì, vediamo. Bravo a Matteo, altrimenti rischiamo di non mangiare la porchetta stasera. Ritrovo lo spoltore, ritrovo... Intanto dobbiamo parlare ancora questa settimana, ci troveremo e... Ritrovi il tuo campionato, soprattutto. Sì, ritroviamo un campionato... importante, dai. Sì, non il massimo campionato non regionale. Non per diminuire il campionato di promozione, però l'eccellenza comunque è un'altra cosa, è un campionato che Montorio ha sempre fatto, per cui è un campionato che avevo lasciato nel 2016 a Montorio, fra l'altro, è un campionato che compete questa società e siamo veramente molto 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 contenti. Dopo un campionato, un girone di andata secondo me buono, ottimo, dove abbiamo fatto anche un buon calcio, e poi nel girone di ritorno ci sono state un po' di montagne russe, però alla fine siamo stati premiati perché, come ho detto in precedenza, altri due colleghi, è stato il lavoro di questa società, il lavoro di questi ragazzi è stato premiato, perché un po' che ci provavamo ed era giusto così, insomma, era giusto che il Montorio vincesse questo campionato. La gara col San Gregorio ha dato il segnale più importante, perché sembrava tutto perso e invece poi con l'orgoglio, la cattiveria, ovviamente nel calcio ci vuole, come nella vita, un po' di fortuna, lì evidentemente è cambiato il percorso, è cambiato anche un po' l'andamento anche delle avversarie, immagino. Lorenzo, questo è stato un po' il campionato dei rimpianti per quelle che sono state lì sopra. Noi, San Gregorio e Fucenze, abbiamo tutte e tre da recriminare. Loro hanno recriminato alla fine. Però ogni tanto tocca a noi, insomma. Loro hanno recriminato alla fine, noi avevamo da recriminare nelle partite precedenti, ecco, perché sì. Tanti pareggi arrivati con molta sofferenza dove meritavamo di vincere. È chiaro che lo spartiacque è stata quella partita. Perdevamo 3-0 in casa e rientro nello spogliatoio a Montorio, c'era Mosca svenuto. Falli sfogare, mister, poi si stancheranno già da agosto prossimo. C'era Mosca svenuto nello spogliatoio, Ridolfi che vomitava, Chiacchiarelli buttato in un angolo, non sapevo che fare, fatto il segno della croce rossa. Sì, mi sono fatto il segno della croce e siamo rientrati. Quello veramente è stato lo spartiacque, è stato un segnale importante. Ma hai detto qualcosa lì in quel momento? A parte la disperazione nel vedere le facce dei soggetti appena citati, no, però... No, era importante, ho detto solamente che era importante trovare un gol nei primi minuti, un gol che ci avrebbe dato forza poi nel proseguo. E così è successo. L'anno prossimo cosa chiedi? Anzi, tra qualche mese cosa chiedi a questo signore che si trova alla tua destra? Ma guarda, secondo me intanto... Vi potete guardare negli occhi perché ti sei voltato un po' intimorito. Già ci siamo parlati abbastanza. Già avete fatto tutto. Parlo più con lui che con mia moglie, che è un po' di giorni che non mi vede, fra l'altro sta qui. Secondo me c'è una base buona per ripartire già da questa squadra. E poi è chiaro che il campionato d'eccellenza comunque è un altro campionato rispetto alla promozione, lo dicevamo prima, per cui sicuramente c'è da fare qualche cosa, però come dicevano in precedenza chi mi ha preceduto...
Montorio deve fare queste categorie, dobbiamo consolidare questa categoria, per cui sarà un anno di transizione sicuramente, poi penseremo il resto, insomma. Però scusami, io approfitto per, non lo faccio mai, approfitto per ringraziare veramente chi mi è aspettate, stato aspettate Francesco, Luigi, perché il mister sta per lanciare un messaggio importante. No, io non lo faccio mai, però volevo ringraziare veramente chi mi è stato vicino, perché capisco che lavorare con me non è facile, hanno dovuto alzare sicuramente il loro grado di sopportazione, quindi sicuramente ringrazio il mio secondo Gianni Palandrani, che fra l'altro ha avuto un contrattempo, l'ho visto oggi purtroppo, niente di grave, non ci sta. Ringrazio il professor Alex De Federicis, voglio ringraziare i preparatori dei portieri Carlo Orsini e Giuseppe Di Cesare, applauso a tutti, perché poi lo staff è enorme, è larghissimo, sì, assolutamente, certo. Sì, i fisioterapisti, tutta la società, e l'uomo che c'è sempre, dico sempre, anche se a distanza, Mariano Marini. Eccolo qui, Mariano. Assolutamente sì, così come tutta la società, tutti quelli che mi sono stati vicini. Grazie. Prima di andare dal sindaco e dal presidente e chiudere, però devi essere sincero. Come sempre. A bocce ferme, anzi nemmeno a bocce ferme, forse ancora non ci sono le bocce, figurati. L'avversaria da battere nel prossimo campionato, io ti do un indizio, due sono giallorosse, io spero ne sia una di giallorossa, perché ovviamente al Giulianova auguro di proseguire il percorso, così dà meno fastidio a noi, e l'altra forse è giallo-blu, sì, mi viene in mente l'angolana che si dice dovrebbe fare una squadra, io dico Mociano e Angolana. No, io poi fra l'altro qui c'è un derby col Ponte Vomano, no? Quindi intanto faccio un in bocca al lupo per il Ponte Vomano per domani, sì, per i play-out, e poi sì, speriamo di battere nel prossimo campionato, visto che è un derby, è una partita a cui tenete particolarmente sì, un pochettino tutti quanti. Ha fatto la storia. Okay. 1400 spettatori in quella gara, occhio, okay. Record benissimo, meraviglioso. Benissimo. Grazie benissimo, mister, in bocca al lupo. Grazie a voi. Di cuore. Grazie. E buon percorso. Buon proseguimento a tutti, buona eccellenza a tutti. Buona eccellenza a tutti. Allora, prima di andare via, ragazzi, dobbiamo andare dal sindaco, perché il sindaco è salito. Prego, sindaco, prego Fabio, con un pensiero da donare a questa società sportiva nata nell'88. Poi, ovviamente, sono cambiati i dirigenti, sono cambiati i presidenti. Purtroppo abbiamo perso una categoria importante, ma quest'anno mister e sindaco l'abbiamo riconquistata. Prego Fabio. Bene. Hai visto? Le premesse ci sono. Vai, dai. Vai, bravi. Allora. Ti reggo il microfono Fabio, così hai le mani. Allora, innanzitutto, quest'anno è andata bene perché è la prima volta, e vi faccio i complimenti, che per una promozione si fa la festa in piazza. Quindi un applauso al Montorio Calcio. Assolutamente sì, bravi ragazzi. Io ho vissuto la promozione del 92 e il Ponte Vomano l'abbiamo mandato a casa. C'era Arnaldo Magno, quindi portiamo fortuna anche per un altro anno. Dov'è il mister? Non c'è problema. C'ero anche in quei 1400 persone, sì, del 92, e quindi è andata bene. Poi seconda cosa fortunata, che lì si vinceva, però le amministrazioni non davano niente, almeno qui il pensiero come battuta di un'amministrazione che ci tiene molto al calcio, ci tiene molto a questo modo di fare comunità, lo sport. Siete una squadra giovani, non era scontato. Ringrazio tutta l'amministrazione, a nome di tutta l'amministrazione, ho visto il vice sindaco Ciarrocchi, l'assessore Cortellini, l'assessore Calisti allo sport, l'avete conosciuta, l'assessore Di Luigi, tutta l'amministrazione con Francesco e Tomassetti, Francesco Esposito, e da loro un pensiero per il presidente, a nome di tutta l'amministrazione, che è una targa ricordo di questo straordinario campionato, all'amico e presidente Andrea Di Giuseppe Antonio, che vi assicuro insieme a tutti ci ha messo veramente il cuore in questi 3 anni, è stata veramente dura. Quindi sindaco, se la mettiamo a sì, di camera, sì.
Ringraziamo il presidente della squadra Montorio 88, Andrea Di Giuseppe Antonio, per i risultati raggiunti. Sempre e solo forza! Bene. Grazie, grazie ora, al sindaco. Ora ci sono le medaglie per tutti. Per tutti i calciatori, dove c'è impressa quindi questa vittoria. Se volete anche i ragazzi, ecco, venite qui che le date voi. No, il capitano, li facciamo dare al capitano. Vieni Walter, capitano. Vieni Walter. Allora Walter, presidente. No, anche tu, vicino al sindaco. Glielo facciamo sapere a questa piazza da quanti anni vesti la maglia giallo-nera. Sono un capitano. Non parli più. Se ricordo bene 10 anni. 10 anni. E hai riportato la squadra nel campionato più importante. Sì Lore, guarda, io nel 2017-2018 ero a Cupello quando siamo retrocessi. E da lì mi ero ripromesso una cosa, di rimanere e riportare il Montorio dove merita di stare. Quindi sono contento, ringrazio i compagni di squadra, staff tecnico, società tifosi per aver raggiunto questo obiettivo. Complimenti Walter, allora la prima medaglia del sindaco, Walter. Dai. Bravi veramente, allora mettiamo col presidente, il vicepresidente, le medaglie. Assolutamente, le distribuiamo tutte. Grazie all'amministrazione per questo dono. Grazie sindaco, ovviamente grazie. Massimo grazie. Impegno anche grazie, per l'anno Lorenzo. Prossimo. Grazie a te Fabio. E di complimenti cuore, a te. Complimenti. Grazie di Paio ancora. Grande devo... presentatore. Attenzione. Un applauso a Lorenzo. Grazie, grazie Fabio. Un applauso finale a Sua Eccellenza il Montorio 88. E buona serata a tutti e buon lavoro al DJ Bass che allieterà questi momenti di festa. Grazie Gianluca, buonasera a tutti. Su questa panchina il sole riscalda i sogni come granelli di sabbia. Ed un tramonto colora ancora la speranza di baci rubati in un metro quadrato senza pareti, senza più fiato. E torna il senso di quel tempo ormai passato. Tornerai una